Le interviste di Web Radio Italiane. Oh, eccoci qua, ben trovati. Oggi Web Radio Italiane incontra una cara amica cantautrice, Silvia Conti. Cucù, ci sei? Sì. Silvia insieme a Bob, il compagno di vita, compagno di musicista di vita, tutto di vita. Che piacere. Silvia, un pezzettino che non ci vediamo. Nel frattempo, cos'è accaduto? C'è stata una pandemia. Ah, lascia perdere, ma quelle sono sottigliezze che ci fanno un baffo. Allora, Silvia Conti, cantautrice fiorentina, Bob Mangione, grande musicista, arrangiatore e chi più ne ha più ne metta. Senti Silvia, iniziamo subito a rincuriosire i nostri amici con un po' la tua storia. Come nasce Silvia Conti, cantautrice? Cantautrice è una cosa... Dai, sì, anche te scrivi, dai, su, forza, non ti nascondi. Però io sono nata come cantante. Sì, certo. Dai. Come cantante, cantando nelle varie band fiorentine negli anni 70, purtroppo. Negli anni... purtroppo, perché purtroppo? Perché è passato tanto tempo. Dai, sì, era ieri, dai, su. Sì. Fino a, diciamo, ho vinto Castrocaro e poi da Castrocaro è iniziata, diciamo, una breve carriera discografica con... Fermi tutti. Le carriere non sono mai brevi, no? Quando uno nasce come artista, poi è un artista. Allora, a quel punto lì, cosa accade? Accade che ha il suo percorso. Assolutamente sono d'accordo, però... Quel percorso, diciamo, come cantante e basta, è finito, diciamo, dopo qualche anno e dopo qualche esperienza nella quale appunto c'è stato varie cose, fra cui la partecipazione a Sundance Sun, a Sanremo e a un po' di altre trasmissioni. E, dopodiché c'è stato un cambio, diciamo, proprio un cambio radicale. Per cui mi sono messa a scrivere le cose che volevo fare e poi, diciamo, è iniziato il mio percorso come cantautrice. Qui entra Bob. Bob è stato tranquillo, pacato, però non tranquillo e pacato con la chitarra quando compone. Che sei praticamente... No, non voglio dire l'anima, ma quasi, alla fine, cioè, le sonorità, le musicalità, ci metti molto del tuo. Di dargli, diciamo, il vestito più plausibile, ma sempre comunque facendo riferimento a quello che vuole lei, nel senso... Come è giusto che sia, fra l'altro. Ecco, avete già capito che pizzica è la Silvia. Per cui mi vengono delle idee, le butto giù, però poi se a lei non piacciono vengono più o meno accantonate. Ecco. Però è abbastanza difficile perché ormai ci conosciamo molto bene e lui è in grado, diciamo, di tradurre veramente in... Di anticiparti il pensiero. Più che di anticipare, oltre che di scrivere lui stesso delle cose, fra l'altro, molto belle, ma anche di proprio di tradurre in musica quello che io vorrei e che magari non so tecnicamente, proprio non sono in grado di fare. Cioè io faccio questo pezzo magari con la chitarra... un po' sbrindellata per fissare l'idea e poi ho in testa già il pezzo finito ma non sono in grado di realizzarlo, quindi glielo spiego a parole e lui è in grado di tirarlo fuori esattamente come io lo voglio. Ecco, sentite ragazzi, perché alla fine siamo fra ragazzi, non... Voi non ci fa... Noi siamo tutti ragazzi. Intanto saluto anche Max Fuoco in regia. Ciao Max da Milano.
Thomas. Allora, arriviamo al Sanremo. Noi siamo curiosi di ricordare la Silvia Conti a Sanremo. Ce l'accennate un po'? Voglia, guarda. Dai. Ci siete preparati? Allora. Il pezzo si chiama Luna Nuova ed è... prima di cantarla ti faccio una breve... Vai, racconta. Sì, cioè, per quello che volete, potete fare quello che vi pare. È un pezzo di... Anche rovesciare la Coca-Cola, non c'è problema. Ma quello l'ho già rovesciato. è un pezzo di Aldo Tagliapietra, delle Orme, con il quale poi ho continuato una collaborazione che è durata qualche anno. Che aveva scritto questo pezzo per me... mi dette questo provino ed era un pezzo veramente fantastico. Ovviamente era un pezzo chiaramente Orme, perché lui è praticamente era l'anima delle Orme. E quando poi questo pezzo appunto doveva andare a Sanremo, passò tra le mani della casa discografica, cominciarono a... intervenire. Grazie. Mancava il plettro intervenire in maniera pesante, quindi prima di tutto gli cambiarono il testo, perché il testo secondo loro era troppo forte. In origine si chiamava Sulla strada, quindi è stato scelto questo testo che non c'ha più neutro. Sì, più neutro, diciamo. Ora io volevo essere più cattiva, però in effetti diciamo più neutro. E poi era un pezzo originariamente un pezzo rock, dove c'era spiccavano il basso e la batteria. Gli è stato fatto quest'altro arrangiamento più morbido, per cui da un pezzo apposta per te, sì, preciso. Da questo pezzo rock veramente bello e importante che era all'inizio è venuta fuori questa ibrido. Questo ibrido che non sappiamo ancora. Che però ti ha portato a Sanremo. Certo, ovviamente. Scusami. Si fa sentire. Max, portali in primo piano, vai. Sì. Ieri non conta più, mare cattivo, gli occhi tuoi, dove si può annegare, dove c'è poco da sognare, ieri soltanto tu, che prendi tutto quel che vuoi. Giochi a fare male con quel sorriso sempre uguale. Luna nuova, che giorno è? Faccio a meno di te, punto dritto sul mio cuore, su questo cielo che cambia tu. Luna nuova, chi ci sarà dietro all'altra metà? Corri adagio nella sera, questo presagio di primavera. Ieri, con il grigio fumo, ieri, siamo sempre qui a immaginarci un altro film, sarà di nuovo amore, da un'altra vita incontrato due ore. Luna nuova, che giorno è? Faccio meno di te, tutto dritto sul mio cuore, su questo cielo che cambia.
era questo presagio di prima me. Ieri come di grigio fumo, ieri andando di nessuno. Oh, anche una bella canzone però, dai. Sì, però l'originale era più bello. Ecco, questo è un appunto, eh? Bene, diciamolo alla vecchia casa discografica. Un giorno, quando lo ritrovo, te lo faccio sentire. Volentieri, volentieri, volentieri. Sentite, poi si sì, sono susseguite un po' di cose, eh? Sì. Cosa hai fatto di bello? Allora mi sono dedicata al teatro, ho fatto un po' di cose in teatro, ho fatto la scuola di teatro, ho fatto un po' di cose e poi niente, abbiamo passato il tempo. Abbiamo passato il tempo, lo dici in maniera un po' nostalgica, perché guarda, ti dico proprio la verità, siccome tra me e Max, diciamo, il birbante sono io, no? Max Fuochi, il direttore di Web Radio Italiane.it. Sono io che chiamo gli artisti per chiacchierare un po', no? E secondo me, te ci sei veramente a pieno come artista, cioè avete anche una bella immagine, cioè io... Ma io ne parli in maniera quasi un po' per dire, ma è passato, non è passato niente, non è passato niente, siamo nel presente futuro. No, volevo sminuire, volevo solo dire abbiamo appunto passato il tempo sempre. Siamo andati a letto presto, come diceva Robert. Oh, vabbè, quella anch'io. Che ci vuoi fare? No, nel senso che abbiamo, diciamo che la musica e la produzione musicale ha sempre fatto parte della nostra esistenza, abbiamo sempre scritto, abbiamo registrato, eccetera. Però per questioni, chiamiamole così, caratteriali, ci siamo assolutamente allontanati da quello che è il mainstream. E siamo arrivati a un certo punto, ci siamo guardati e ci sapeva una marea di queste cose lì, nel cassetto. Più che nel cassetto, nel questo multitraccia, questi pezzi un po' arrangiati. Bob, questo è troppo poetico, mi sembra, rispetto, eh? Sì, è vero. Lei il cassetto lo chiama multitraccia. E lui è più romantico. È più romantico, Bob è più romantico. E a un certo punto ci siamo detti, ma scusa, ma facciamolo questo disco. Oh, Voglio dire, lo fanno... tutti, anche gente che non dovrebbe. Ecco, oh, l'ha detto, io temevo che lo dicesse. Facciamolo. Senza fare... E lì è stato fondamentale un altro incontro, perché ora non vorrei fare dei paragoni empi, però mentre i Beatles erano... un corpo con cinque teste, considerando anche George Martin, noi in realtà siamo un corpo con tre teste, cioè noi due e più Gianfilippo Boni, che è stato un incontro per noi determinante, perché lui ha, soprattutto insieme a Roberto, diciamo, loro sono riusciti a realizzare quello che era... Allora, lui è un musicista e in più è il fonico e il titolare della sala dove abbiamo registrato il disco A Piedi Nudi. Oltre che un amico, chiaramente. A Piedi Nudi. Ci stavamo arrivando a questi Piedi Nudi, eh? Vai. E lui appunto ha una sensibilità musicale molto affine alla nostra, e delle capacità tecniche e artistiche notevoli, e quindi è stato appunto, come diceva Silvia, importante e determinante per tradurre
le idee in musica, esatto. Sì. Tra l'altro un disco molto ben fatto, molto ben fatto. Se voi rimanete lì tranquilli, no? E voi ci seguite, Max dalla regia manda un video. Io penso sia Tom Tom. Bene. Strade che portano nel nulla, piene di sassi e ostacoli. E poi ci sono strade aperte per nessuno, dove nessuno passa mai. Ci sono delle strade avvolte dalla nebbia, compatta e invalicabile. E poi ci sono strade nascoste polverose, vestite di fuliggine. Ci sono delle strade col suolo di cartone che con la pioggia affondano. E poi ci sono strade fragili e appiccicose, bagnate dalle lacrime. Ci sono delle strade contorte e mal sicure, laddove i piedi inciampano. E poi ci sono strade lunghe e difficili e non si arriva mai. Ci sono strade scure, buie e pericolose, in boschi impenetrabili. Sentieri scivolosi, sinistri e tortuosi, e i capelli imbiancano. Sono mille strade che vanno verso il mare, ci sembrano invisibili. Mentori volto al sole, coraggio e scarpe nuove, incamminiamoci. Proprio simpatico, mi è piaciuto subito, quando lo vedi mi piacque subito, veramente, veramente, veramente simpatico. Tra l'altro, se pensi che questo pezzo qua è diciamo la mia personalissima catarsia, una delle esperienze più ovviamente più difficili della mia vita, quindi insomma è una cosa, è bello che sia venuto così gioioso. Rispecchia, diciamo, moltissimo il mio modo di affrontare le cose. Ecco. Sentite, poi siete andati avanti, serate, e quelle non, purtroppo non quante avevo. Vabbè, dai.
anche perché diciamo chiedendo 20.000 euro ogni volta che si va fuori è un problema. Siete cari ragazzi, siete cari, ma poi in questo momento qua, ma abbiate pazienza. Gli dice guarda 20.000 per tutto, non a testa. Dice no ma è troppo, ma io non capisco. Comunque sai c'è questa tircheria, per cui chiaramente se ne fa qualcuna, sai, 20.000 euro, problema. No, ve ne bastano poche, poi siete umili, ne fate 4-5 l'anno e siete a posto. Siete birbanti. No, e poi niente, ci siamo buttati nella realizzazione dell'altro disco. E, abbiamo fatto uscire a febbraio con il tempismo che ci contraddistingue. Pochi giorni prima del lockdown. Del 20, pardon. Abbiamo fatto uscire il singolo che era, diciamo, l'apripista. Grazie. Io senza quest'uomo non saprei cosa. Ragazzi, le coppie devono far così, devono essere così. Amalgamate, no? Del nuovo lavoro che secondo, diciamo, i miei piani avrebbe dovuto uscire a ottobre. Invece per ora niente, è lì fermo. Beh, fermo non è uscito. Quindi speriamo che possa vedere la luce presto, perché secondo noi è ancora più figo. Assolutamente sì. L'attesa, quando c'è tanta attesa, cosa succede, Bob, quando c'è tanta attesa? Monta. Eccoci. Si monta. Lo facciamo vedere il video? Sì. È un incrocio del diavolo, eh? Sì. Ciao. Vai Max. La sua leggenda. In un giorno d'inverno faceva freddo e piovevano rovi su quel terreno lastricato d'inferno, e nel mio cuore costellato di nodi avevo due pistole nella giacca e sulle spalle una custodia vuota, una bottiglia piena nella sacca, una chitarra e una meta ignota. La strada è lunga ma non mi spavento, ho gambe buone e una scorta di vino, con la mia armonica per passare il tempo, lo sguardo attento verso il mio cammino, e nelle tasche qualche sasso per non perdere la direzione, che nella notte passo dopo passo mutano in tante stelle di carbone. Eccolo là, il grande salice nero sotto un cartello sbiadito, quel
stivali a punta come un cowboy, con gli occhi appesi come fossero lumi, le mani grandi e dita come rasoi. Accorderà la mia chitarra e come Johnson io lo seguirò, per quanto creda sia una cosa bizzarra, con questo sogno mi addormenterò. Eccolo là, il grande samice nero, sotto un cartello sbiadito, quell'incrocio è un invito, io lo aspetterò qua. Oh, eccoci qua. Alla fine, Bob, il diavolo sei te. E che diavolo. E che diavolo. Sentite, ragazzi, ricordateci un pochino le vostre pagine social, web. www.silviaconti.com è il sito, poi la pagina Facebook è Silvia Conti, lo stesso Instagram e Twitter, uguale. Sono... sempre Silvia Conti. Sempre Silvia Conti. Allora io vi dico grazie mille, in attesa del CD, noi di webradioitaliane.it vi abbracciamo forte forte. Ciao! Ciao, 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 ciao. Registrati al canale YouTube di Web Radio Italiane e attiva la campanella.